bisogna guardare di più sui mercati, bisogna guardare di più sulle eccellenze, premiare di più gli agricoltori che veramente sono attivi e che producono anche per il mercato e che producono prodotti di alta qualità, perché il mercato si fa soprattutto con questi prodotti e con questi prodotti che si fa reddito, e quindi la PAC deve orientata per sostenere chi è effettivamente efficace sui mercati. Ricollegare l'aiuto europeo con la realtà economica degli agricoltori. Non è normale che quando il prezzo del latte cala, l'aiuto dell'Europa è lo stesso, è uguale, non cambia. Per esempio abbiamo un greening nel primo pilastro e abbiamo misure agroambientali nel secondo, abbiamo misure per i giovani agricoltori nel primo e abbiamo misure per i giovani agricoltori nel secondo. Abbiamo, in teoria, poi non funzionano misure per le zone svantaggiate nel primo pilastro come nel secondo. Secondo me bisogna cominciare a mettere un po' di ordine. Dobbiamo evitare la rinazionalizzazione della PAC. E mi chiedo veramente se i pagamenti del primo pilastro disaccoppiati, che oggi costano 40 miliardi all'anno, siano veramente lo strumento giusto per raggiungere questo. Abbiamo una concorrenza sleale, una concorrenza delle grandi ditte produttrici del latte nel nord Europa, Olanda, Danimarca, e che rendono la vita molto difficile con questo prezzo mondiale. Sono convinto che la prossima riforma sarà una riforma vera. Spero che nel futuro faremo una riforma non per 5 anni, perché è troppo corto, per 20-25 anni, perché l'agricoltura è un'attività strategica.